Una bravata fatta a 16 anni con gli amici, uscendo da casa di notte per fare un giro con la macchina di mamma. 16 anni, ovviamente, senza patente. In tarda serata le ha preso l'auto di nascosto, facendo salire altri 7 quindicenni. 7. 8 ragazzini in macchina per una avventura imprevedibile, dai toni intriganti. Qualcuno tra loro ha anche postato un video sul social. Qui siamo in 8 in una macchina da 5, dicevano fra i sorrisi. Poi, dopo una manciata di chilometri, lo schianto e la morte del sedicenne al volante. La vittima, Daniele Burelli, abitava a Fagagna, Udine. Secondo le prime notizie, avrebbe preso l'Opel della mamma. Gli altri 7 ragazzi sono feriti, fortunatamente non in pericolo di vita. La madre era uscita a cercarlo nella notte proprio perché si era accorta che l'auto non era nel garage e temeva l'avesse presa proprio il figlio. Quest'ultimo aveva deciso di proseguire la serata con i compagni nonostante il maltempo si stesse abbattendo su tutto il Friuli. È l'epilogo di una serata goliardica tra ragazzini, trasformatasi in un tragico incidente mortale. Ma in questa immensa tragedia, un segno di speranza, di forza, d'animo, di voglia di andare oltre, perché incidenti come questi non abbiano più a ripetersi. I genitori del giovane, nonostante lo shock e il grande dolore, hanno trovato il coraggio di lanciare un appello proprio dal profilo Instagram del figlio, affinché vicende del genere non si ripetano. Siamo i genitori, la nonna, il fratello minore, la sorella maggiore di Daniele. Vi ringraziamo di ricordarlo con frasi e foto. E vi preghiamo, per favore, non fate lo stesso errore che ha fatto lui. Non rischiate la vostra vita per delle stronzate. Vivetela! Non fate cose del genere. Questo è un favore che vi chiediamo con il cuore in mano, speranzosi che la storia del nostro Daniele vi sia di esempio e che vi porti a ragionare prima di fare qualcosa di avventato.